Hello everyone! Ragazzi, scusate la luce ma è tardi perché oggi sono in collegamento con l'America perché ho un ospite speciale, una mia studentessa e amica che parla italiano perché ama l'Italia, per parlare di una delle feste più importanti della tradizione americana, il Thanksgiving, il giorno del ringraziamento. E ho pensato che lei, che parla italiano, che è un'ottima cuoca, madre di famiglia, è la persona migliore per parlare del Thanksgiving. Quindi oggi abbiamo con noi, dalla California, Christine! Ciao Christine! Ciao Sonia! Grazie mille dell'intervista! È un piacere, sempre. Allora, noi siamo curiosi perché vediamo questo Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, in tutti i film, da sempre, da quando siamo piccoli, con questo tacchino gigante che poi ne parleremo, e quindi ho delle domande per te. Ok. Allora, la prima domanda è: Thanksgiving si traduce con il giorno del ringraziamento, e noi vogliamo sapere che cosa si ringrazia, da dove nasce questa festa? La storia è molto diversa riguardo il presente, perché la storia è che il primo anno in cui c'è i padri pellegrini qui in questo paese era un anno molto difficile per loro, ma loro hanno qualche aiuto dai nativi americani. E dopo il primo autunno c'era un'opportunità per festeggiare il fatto che loro sono ancora vivi. E quindi c'era una cena grande con gli amici nativi americani per mangiare insieme. E la storia è che il cibo che mangiamo oggi è lo stesso cibo che loro mangiavano ogni anno nell'autunno nel passato. Ah, ma io non sapevo questa storia. Quindi erano i padri pellegrini che festeggiavano con i nativi americani il fatto che fossero ancora vivi. Sì, anche per celebrare l'amicizia tra i due popoli. Sì, questa è la storia. Adesso, quando voi festeggiate il Thanksgiving, avete ancora presente questa motivazione originale o diciamo che adesso è diventato un altro tipo di festeggiamento? Adesso è un giorno per ringraziare. Cosa? Per un tacchino, scherzo, per la famiglia, per la pace, quando c'è la pace, per le amicizie, per la famiglia. Ok, quindi l'attenzione si è un po' spostata tra l'amicizia tra i padri pellegrini e i nativi americani al tipo ringraziamo in generale delle cose che abbiamo. Sì, sì. Anche per guardare il football americano per tutto il giorno. Non a casa mia perché non siamo sportivi, ma in altre case sì, è vero. L'ho sentita questa cosa. Bene, allora, la seconda domanda è: io so che il giorno di ringraziamento non è lo stesso giorno ogni anno, tipo il Natale, ma è più tipo la Pasqua, che cambia ogni anno. Come si stabilisce il giorno di ringraziamento? Questa festa è molto facile perché è l'ultimo giovedì ogni novembre. Ah, l'ultimo giovedì di novembre. Sì, non è legato alla luna, niente. Ok, facile. Allora, la terza domanda è: cosa si fa? Già mi hai detto che si guarda il football. Cosa si fa tradizionalmente per festeggiare il giorno di ringraziamento? Di solito ogni famiglia si ritrova per mangiare insieme, anche per mangiare troppo insieme. Vabbè, quindi non ci si scambiano regali, non è Natale. No, no, è un giorno per mangiare, bere. Quindi il Thanksgiving di solito si passa in famiglia, non con gli amici? C'è una festa speciale che si chiama Friendsgiving per gli amici, sì. Di solito è festeggiato prima del giorno di ringraziamento. Friendsgiving. Non lo sapevo, quindi il mercoledì prima è il Friendsgiving? Non necessariamente mercoledì, ma un giorno. Molte persone lavorano mercoledì. Giovedì no, vero? È festa nazionale? Sì, sì. E si guarda il football? Perché c'è sempre una partita di football
il giorno del Thanksgiving? Sempre, anche prima della quarantena era un giorno per fare il shopping per Natale, il primo giorno. Ma non è il Black Friday c'è stato! Sì, il giorno primo di Black Friday e il giorno di ringraziamento e anche inizia lo shopping. Ma perché ci sono saldi? Sì, ma l'anno scorso non c'era perché c'è la pandemia. Sì, vabbè, ma ovviamente questi anni sono un po' particolari, un po' strani. Anche magari ecco la riunione di famiglia invece di essere 10.000 persone, magari è la famiglia più stretta, però in generale... Sì. Figo! Quindi passiamo alla domanda che tutti si sono fatti qualche volta. E anzi, te la prendo alla larga. 4. Mi parli dei piatti tipici del giorno del ringraziamento? Il piatto più famoso è il tacchino e di solito è un cielo grande, come nel film. Infatti dopo ti devo fare, anzi te la faccio adesso la domanda, che era la mia domanda 4.5. Ma voi davvero cucinate un tacchino gigante, cioè un tacchino intero? Sì, di solito sì, ma quest'anno no. Cucino un petto di tacchino perché un figlio mi ha chiesto preparare un tipo di prosciutto che si chiama qui honey baked ham, è molto famoso. È diverso perché quando voi ragazzi, quando loro dicono ham, che noi traduciamo con prosciutto, in realtà è diverso perché non vi immaginate il prosciuttino San Daniele fino fino, in realtà è spesso, è proprio un'altra cosa. Sì, molto grande, ma anche sì. Perché ci sono 3 vegetariani che mangiano la pesce. Ho cucinato un piatto di crocchette di granchio che si chiama crab cakes. Non è un dolce, è un crocchette. Crab cakes, che sembra le torte di granchio, ma la torta di granchio è un po' meno invitante, per la crocchetta di granchio sì. Ok, quindi abbiamo detto il tacchino di solito si mangia, adesso hai fatto anche crab cakes, che altro si mangia tradizionalmente per il Thanksgiving? In generale tacchino, qualche volta un prosciutto. Anche è tradizionale avere un purè di patate, anche patate dolce, arrosto, ma anche un ripieno. Nel tacchino? Sì, ma non cucina dentro il tacchino, fuori. Quindi nei film quando fanno vedere che mettono tutta la mano dentro questo povero tacchino, di solito non si fa. No, io metto un'arancia, cipolle, una mele, carote per mantenere l'umidità dentro il tacchino. Ma se una persona cucina il ripieno dentro il tacchino, spesso fa ammalata le persone che mangiano. Ma che perché? Perché fa ammalare le persone che lo mangiano? Perché il tacchino non cucino completamente dentro. Perché? Ah, rimane crudo! Sì. Quindi è come se mangi il pollo crudo, poi stai male. Sì, ma anche come mangiare il ripieno con il sangue del tacchino. Ragazzi, se avete intenzione di fare il tacchino, il ripieno fatelo a parte. Sì. Lo sai che ho notato che è particolare? Che in America spesso nelle occasioni tipo importanti, che possono essere i matrimoni o le feste, si mangia il purè di patate. Oh, sì, hai ragione. Sì. L'ho notata questa cosa perché in realtà in Italia a me piace tantissimo il purè di patate, però non è un piatto che è spesso presente nei matrimoni. Invece in Italia io guardavo un programma che si chiama 4 matrimoni, che è un programma americano che si passano in Italia, c'era il purè di patate sempre, in ogni matrimonio. Perché è facile nutrire molte persone allo stesso tempo. Vero, vero. E poi scusami, la zucca non si mangia? Come una verdura sì, ma come un dolce no, non nella mia famiglia. Quindi la famosa pumpkin pie? Sì, no, a questa famiglia non piace. Io l'ho provata, a me piace abbastanza se è fatta bene, perché poi spesso a volte la fanno invece con tutto finto, cioè il ripieno già pronto, la base già pronta, magari non è il massimo, ma se è fatta bene è buona. Sì, ma la sostanza è un po' particolare. La consistenza è vero. Sì, personalmente non mi piace molto, ma...
È vero. E invece ti piace la pecan pie? Non so neanche se si mangia per il giorno del ringraziamento. Il mio dolce preferito è pecan pie. Che sarebbe la torta con una specie di crostata, a dire la verità, però è più tipo una torta con le noci. Le noci dentro un... non panna cotta, ma è un custard. È fatto dalle uova, lo zucchero, un sciroppo di zucchero, un po' di bourbon. Infatti sembra, la consistenza sembra gelatina, però si vede che non è proprio gelatina. Vabbè, interessante, se non l'avete mai provata è particolare. Noi non so se abbiamo un dolce simile alla pecan pie. Ok, andando avanti, qual è l'importanza del Thanksgiving in America? Cioè, è vero che è la festa più importante dell'anno? Non lo so, perché per molte persone la festa più importante è il Natale, ma questo giorno è importante per celebrare la famiglia, per essere insieme. Quindi Natale e giorno del ringraziamento sono le due feste più importanti. Sì, ma penso che il significato del giorno di ringraziamento sia la casa e essere a casa con la famiglia per celebrare la famiglia. E Natale invece è più accettabile magari passarlo con altri? Sì, anche okay. Per pensare dei regali, ma questo giorno è per pensare dell'importanza della famiglia. Ok, secondo me noi diamo anche questo valore al Natale spesso, cioè il Natale è anche l'importanza della famiglia, infatti spesso si dice il Natale si fa con la famiglia, poi Capodanno, Pasqua, anche puoi farla con chi vuoi. Sì, ma anche per il Natale è una stagione, si può festeggiare molti giorni con molte persone, molti gruppi, ma ringraziamento è o Friendsgiving o Thanksgiving. Friendsgiving è bellissimo, io non l'avevo mai sentito. Ok, poi l'ultima domanda, secondo te è cambiato il modo di festeggiare il giorno del ringraziamento oggi rispetto a quando eri bambina? Penso di no, tranne l'anno scorso quando festeggiamo su Skype. No. Ma sempre da quando ero piccola c'era un gioco di football, un tacchino, la famiglia. Quindi il football c'era, cioè c'è sempre, da sempre. Non è una cosa nuova, recente. No. È strano che... cioè, non è strano, è particolare pensare che nell'immaginario collettivo di molte famiglie c'è questo Thanksgiving associato al football in televisione. Prima la cena e dopo la partita. O più, due partite, tre partite. Di football? Di football. Ma una partita di football dura tipo 3 ore. Ma ci sono molte partite. Anche per molte famiglie non è raro giocare il football nelle strade. È vero, l'avevo sentita questa cosa, che la gente dopo pranzo esce e gioca a football in strada. Sì. Vedi? Christine, grazie mille di aver fatto questa intervista con me. Ragazzi, devo dire che l'ho presa un po' così, last minute, ho detto Christine, voglio fare l'intervista per il Thanksgiving, quindi grazie mille. Ragazzi, lasciate qualche commento anche per Christine e per il suo italiano favoloso. Grazie. Lo so che adesso mi sta odiando. Ciao, grazie mille Chris. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao.